Ciao amici, allora questa sera, siccome in tantissimi mi avete scritto, se facevo vedere come tirare la sfoglia. Allora, sul mio canale c'è già un video dove spiego tutto sulla pasta fresca, faccio un po' vedere. Però insomma, io questa sera vado a fare un po' di tagliatelle, come Dio comanda, con la tradizione, il mattarello e il tagliere. Sapete che sono abituata negli ultimi anni ad usare la sfogliatrice, però per una vita ho sempre usato il mattarello, quindi oggi vi faccio vedere, per chi ha le prime armi, per chi non ha mai provato, vuole provare, un po' di tecniche anche più che altro per far venire la sfoglia rotonda, cosa che è un po' più difficile. È facile tirarla, però casomai tirarla rotonda è un po' più complicato. Allora, impasto. Sempre con un unnetto di farina e un uovo, farina 00. Ho fatto una pallina, queste qui saranno tre uova, ok? La facciamo piccola per farvi vedere. Vado a fare una palla, la vado a schiacciare un po' con le mani. Vi faccio vedere perché ho una tecnica per fare rotonda che non la vedo mai fare agli altri, però io ho imparato così sin da bambina. Cerco di usare la semola di grano duro, se ce l'ho, se no va bene anche la farina normale. Ok, il mattarello, e invece del tradizionale modo di iniziare a tirare la sfoglia così, io inizio dai bordi in questo modo. Ora io vi faccio il video di tutta questa sfoglina che vado a tirare. Vedete, giro la sfoglia lasciando il centro. Vedete, viene proprio una montagnola sul centro. Man mano, vedete questo gnocco, man mano che vado ne prendo un po' e la vado a tirare. Fare la sfoglia è un qualcosa, io dico, di romantico. È una bellissima cosa fare la sfoglia da sé. E tirarla, io dico sempre che certe attività in cucina è un po' come pregare, meditare. Vedete, man mano vado sempre a prendere un po' di sfoglia da questo gnocchetto che ho lasciato nel centro. Sempre girandola. Ormai è quasi scomparso. Aggiungo un altro po' di farina. Ora lo vado a spianare quasi tutto. Così. Ora che ho fatto questa prima parte, inizio a prendere. Mi sposto sulle cose. Ho un mattarello molto lungo perché facevo delle sfoglie molto grandi. Con un mattarello così io riuscivo a tirare 7-8 uova in una volta. Così. Questi qui sono lavori che per impararli bisogna vederli e poi l'esperienza aiuta. Più ne facciamo è come il pane, quando facciamo il pane. Si può studiare su tanti libri, fare tanti corsi, ma è l'esperienza che fa negli impasti. Un po' di farina, preferisco la farina di grano duro per lavorare sul tagliere della pasta anche quando faccio i cappelletti, perché la farina di grano duro non assorbe, ci fa lavorare bene, lascia una sfoglia sempre bella ruvida, ma non l'assorbe.
Comunque, ora anche le sfogliatrici fanno, tirano fuori delle belle sfoglie. Ora ci sono le sfogliatrici con i rulli anche di legno, però come viene con il mattarello la sfoglia? Non c'è altro modo. Io ho un ricordo quando ero bambina, stavo con il mento appoggiato al tavolo a guardare mia madre, che mi piaceva tanto, quando faceva questo, il movimento dello sciocco, io lo chiamavo, la mia mamma ha fatto tanta di quella sfoglia, io sempre la guardavo, ora la faccio io per lei, e così è la vita. Vedete come viene bene e uniforme? Andiamo avanti fino allo spessore desiderato. Allora, a casa mia le tagliatelle piacciono un po' grossettine. Quando vediamo srotolando che fa un po' di pieghettine, mettiamo farina, però sempre un po' meno, perché ci stiamo avviando verso, insomma, la dimensione desiderata. Però più andiamo avanti, più è facile che si attacchi. Andiamo un po' di forma. Metto un altro po' di farina. I movimenti sono sempre questi. Poi ognuno ha il suo metodo. Ognuno ha il suo metodo, perché ho visto nel web anche tante donne anziane che fanno la sfoglia in altro metodo, ma veramente molto molto bello. Ci sono delle vere artiste. Qua in Romagna le chiamano le sfogline. Io ho sfogliato per una vita e adesso mi consumo meno le braccia, però ogni tanto, come oggi, il piacere di farla anche con un mattarello. Voilà. Ora vado a tirare un po' più sostenuta. Quando inizia a essere un po' più grandina, è bene che una parte la facciate cadere, perché il peso va ad aiutarci a tirare la sfoglia. Una mano qua e inizia ad andare un po' più così. Vedete, mi metto qua per avere una parte di sfoglia che mi va a cadere. Diciamo che per le tagliatelle ormai ci siamo. Se dovessi fare dei cappelletti la farei un pochino più sottile, non troppo, però un po' più sottile. Se dovessi fare i capelletti per la mia mammina, che non c'ha più i denti, la faccio ancora più sottile, perché sia più morbida. Ora vado da qua. Vedete, non è difficile. Bisogna mettersi lì, un po' di uova, un po' di farina e farlo.
ed è una gran soddisfazione. Io la voglio ancora un po' più sottile, però. Con questa tecnica di fare il gnocchetto all'inizio, vi assicuro che è molto raro fare dei buchi. Poi può capitare, eh? Poi, per le tagliatelle, direi che ci siamo. Mi do un'altra arrotolata per piazzarla. Voilà, vedete come viene bella anche rotonda, mi piace che venga rotonda. Sì, è bella anche con tutte le rotture, i buchi, si mangia lo stesso, però, com'è che si dice? Prima mangiamo con gli occhi e poi con la bocca. Bene, ora la lasciamo asciugare, sono qua, ciao, la lasciamo asciugare e poi dopo la andiamo a tagliare insieme queste tagliatelle. Allora, è passata tre quarti d'ora, un'oretta, la sfoglia è abbastanza asciutta. Quando è asciutta lo vediamo perché nel bordo iniziano a farsi delle piccole spaccature, quindi vuol dire dovrebbe essere asciutta. Se non è asciutta si prova e poi se non va. Farina, allora ci sono vari metodi, quello più bello è quello di stenderle o farinidi tutti insieme, però io... con le quantità che faccio io non ce la posso fare, quindi io ho una tecnica un po' più veloce. Prendo di nuovo il mattarello, la vado a riarrotolare, metto dell'altra farina sotto perché tanto questa semola dopo si scrolla e poi vado a fare una specie di ventaglio. Così, così e voilà. Prendo un coltello, il coltello è soggettivo, io ho imparato con un coltello con questa forma per cui vado bene ad usare questa forma e poi vado a tagliare le tagliatelle della misura che voglio, più larghe, più strette. Così, che non sono uguali, queste sono le vere tagliatelle. Poi le prendo, le faccio cadere e voilà, che meraviglia, che meraviglia. Forse non ve l'ho mai detto, ma queste, le tagliatelle sono la mia pasta preferita. E vado a prendere l'altra parte e faccio la stessa cosa. È facile. Ora non ci resta che mettere sull'acqua a bollire un buon ragù ed abbiamo veramente la pasta più buona del mondo, perché per me buoni cappelletti, buoni tortelli, ma la tagliatella è la tagliatella. Ora intanto che l'acqua bolle le lascio qui che si asciugano un altro po'. Vabbè, questa è una minima parte, perché per noi queste ci mangiano in due. Se invece le voglio mettere nel congelatore, prendo un vassoio di carta, che li tengo proprio per la pasta, faccio così, non vado a fare nidi niente, perché, ripeto, con le quantità che io faccio, sacchettino di nylon e le metto in freezer e ho sempre la mia scorta. Bene. Adesso andiamo a mettere sull'acqua e cuciniamo queste meravigliose tagliatelle. Allora, le tagliatelle sono cotte. Allora, mi raccomando, tagliatelle appena fatte, come vengono su al primo bollore, sono da togliere. Un buon ragù in padella, bello bollente che bolle. Vado ad aggiungere appena,
un quarto di mestolino di acqua di cottura, perché è un ragù veramente, insomma, un bel ragù. Se vi interessa sapere la ricetta del mio ragù, su questo canale trovate il mio ragù. Vado a dare le tagliatelle, questo lo spostiamo perché ne vado a fare delle altre. Alziamo i fuochi e andiamo a saltare. Ma guardate che meraviglia! Lasciamo un attimo. Dopo dovete sapere che io nel mio piatto, che ne mangerò pochissime perché è la prima pasta che vado a mangiare dopo il mio digiuno, andrò a mettere un po' di olio piccante e parmigiano. E voilà! No, ma... cioè, lo sentite il profumo? Che ve lo dico a fa? Che ve lo dico a fa? Posso spegnere, prendo un piatto, non si vede nulla, sono un disastro con questi video, però il mio piatto questa sera me lo vado anche ad impiattare. Sono troppe, so già che sono troppe. Vado a prendere da sotto un po' di ragù. Scusate, ma stasera mi vado a trattare bene. E voilà, no, veramente. Eccole qua. Ciao, alla prossima. A tavola!